Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che avete partecipato a questa riunione. Io dico finalmente, finalmente, speriamo che non sia troppo tardi, insomma, perché secondo me questo passaggio, questa iniziativa dovevamo fare qualche anno fa. Probabilmente se partivamo prima non saremmo arrivati come siamo oggi. Compagni, io abbiamo Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Partito Comunista dei Lavoratori, i Comunisti di Arezzo, tutti insieme siamo 0,. Non si regge questa cosa non si regge. In questa situazione i lavoratori, i pensionati, le classi più deboli sono rimasti abbandonati a se stessi. Neanche la CGIL è stata in grado di rappresentare queste persone, perché lo dobbiamo dire chiaramente. Io ho fatto parte anche della segreteria di questa casa di lavoro. Mi sono sempre battuto perché la CGIL cambiasse rotta. Fortunatamente da qualche mese a questa parte sembra che qualcosa si stia muovendo in questo senso. Io sono iscritto alla FIOM CGIL. Secondo me è l'unica organizzazione che in questi anni ha cercato di rappresentare al meglio i lavoratori. Però siamo stati isolati anche all'interno della CGL. Mi dispiace che Walter, tanto Walter lo sa che la musica che dico io è sempre quella, quindi non c'è sta bisogno che è presente. Compagni, in questa nostra Italia i lavoratori, i pensionati sono stati penalizzati in questi ultimi anni in un modo tremendo. Se pensiamo, dico solo una cosa, la riforma del sistema pensionistico, uno scandalo. Non ci è stata una voce in Parlamento a favore dei lavoratori. Questo, se probabilmente c'era una forza comunista, certe cose non sarebbero passate così come sono passate. E questo i lavoratori ce lo riprovano. Noi non siamo stati in grado di portare in Parlamento uomini e donne che potessero rappresentare seriamente i lavoratori. Io ad oggi non ne trovo uno in Parlamento, anche i compagni di serie. Cioè, non vedo tutta questa lotta a favore delle classi più deboli, non lo vedo. E quindi questa è una cosa che ci deve fare riflettere. Perché dico finalmente? Perché penso che se potremmo cambiare un po' nel corso di questa situazione. È chiaro che dovremmo fare dei passi indietro, dei passi avanti, ma secondo me è l'unica strada che ci può portare a migliorare la situazione della gente, della nostra gente. Io negli ultimi anni sono votato in Groia, Arcobaleno, io quando mettevo la truppa, mi sognavo farci il martello la notte. Sono uno dei pochi che ancora la pensa così, che vedevo io. Però purtroppo io sono figlio di un compagno che è morto a 60 anni, è marcito 3 anni a Gaeta nelle carceri militari fasciste e è morto a 60 anni. Quando pochi minuti prima di morire in ospedale, no? La preoccupazione sua era che non poteva lavorare nella rubrica, che non poteva dire papà, ma ti stai pensando, no? Invece poi abbiamo fatto la fine che abbiamo fatto. Allora io penso che veramente c'è da imboccarci le maniche, provare veramente, fare un tentativo. Non è facile coinvolgere i giovani. Anzi, qui questa sera qualche ragazzo lo vede, e questo è un segnale, è una cosa positiva. Ma dobbiamo percorrere questa strada. Io non voglio fare un intervento sulla Grecia, sull'Europa, io voglio volare il basso. Iniziamo prima dal basso, cercando, perché poi è questa la strada. È questa la strada che ci chiedono i lavoratori, ci chiedono le classi più deboli di questo paese. No? Io sento che i compagni che fino a qualche tempo fa votavano comunista, ma no, guarda, che vogliamo fare comunista? Non c'era, abbiamo votato a grido, senza sapere quello che è grido, perché evidentemente non è che hanno riflettuto prima di fare quella scelta, l'abbiamo visto quello che hanno portato i grido in Parlamento. Non c'è bisogno di, no? Io penso veramente, compagni, se vogliamo ripartire ci dobbiamo unire, dobbiamo coinvolgere anche altri pezzi della società, perché se no da soli saremo pochi.
saremo pochi. Lasciamo perdere i risultati anche elettorali che abbiamo avuto in questi ultimi tempi, no? Se pensi alle comunali, no? Qui abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma non basta, dobbiamo coinvolgere altri pezzi della società, dei movimenti, dobbiamo coinvolgere veramente, se c'è ancora qualcuno che si definisce di sinistra all'interno di quel partito, che tutto è meno che di sinistra. Compagni, non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo un primo ministro che prima di andare nelle fabbriche dei lavoratori è andato a Detroit, l'amministratore delegato della Fiat, è uscito l'altro ieri, no? Non so se avete visto, 56 milioni di euro. Ma io dico anche una cosa, che sta guadagnando pure poco. Per l'autostrada che ha aperto ai padroni, gli hanno dato pure poco. Compagni, abbiamo assistito in questi ultimi anni di una lotta di classe, ma la lotta di classe da parte dei padroni. Questo è il punto. Dovremmo avere la forza, il coraggio di riprendere quella lotta di classe che abbiamo fatto per anni, tutti insieme. Solo così possiamo uscire da questa situazione. E io penso, se veramente tutti tiriamo nella stessa direzione, a sinistra, probabilmente qualcosa di buono possiamo riuscire a fare. Io ce la metterò tutta, durante la mia massima collaborazione, tutto quanto, anche perché purtroppo qualcuno mi dice voi avete fatto, noi abbiamo lottato, faccio l'esempio della SNAI, abbiamo lottato, abbiamo portato a casa qualche piccolo risultato, abbiamo seminato, adesso dovremmo cercare di raccogliere più, però non è stato facile. Come diceva qualcuno, noi abbiamo portato i lavoratori a Parigi, a Bergamo, abbiamo fatto di tutto e di più, non ci abbiamo avuto l'aggancio della politica, il supporto della politica, non ce l'abbiamo avuto. Noi abbiamo fatto incontri al Ministero dello Sviluppo Economico, ci stava il funzionario, non sono stati in grado neanche di portarci, non dico il Ministro, ma neanche il Vice Ministro. Cioè noi abbiamo fatto le lotte da soli, e questo non può succedere. Se c'era un compagno, se c'era uno del PC, no? Un compagno, probabilmente non sarebbe andato come andato. Noi abbiamo fatto le riunioni al Ministero dello Sviluppo Economico, si parlava di soldi quando noi dicevamo che volevamo i posti di lavoro. Scusate il gesto, ma vi faccio quello che ci ha detto il primo funzionario, perché c'è il ministro, vice ministro e il dottor Cassano. L'azienda ci ha fatto un'offerta di 60.000 euro per lavarsi le mani e mandarci tutti a casa. Io mi sono permesso, io Luigi come segretario della FIOM, di ricordare a questo signore, che poi tra parentesi è uno che pure che ha militato nella FIOM, è stato tutto nella segreteria della FIOM qualche decennio fa, questo dottor Cassano.